Un cordiale saluto agli amici di Diritto di Cronaca. Oggi ci ritroviamo con un caro amico, Domenico Gullo, che viene qui a salutarci insieme ad Alcide Simonetti, che saluto e ringrazio, per parlarci del suo ultimo lavoro, che è I bambini felici di Ferramonte di Tarsia. Questo libro è stato presentato qualche tempo fa in occasione della giornata della liberazione, il periodo del 25 aprile, a Ferramonte di Tarsia. Oggi è venuto qui a parlarcene. Mimmo, intanto grazie per essere con noi. Questo libro è un romanzo, lo chiariamo, è una storia inventata, però molti dei personaggi che compaiono nel tuo racconto sono personaggi realmente esistiti che hanno avuto a che fare con Ferramonti e hanno comunque svolto la loro attività. Ecco, di che cosa si tratta? Allora, grazie a voi per l'ospitalità innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti. Di cosa tratta questo romanzo? Ferramonte di Tarsia è stato il più grande campo di internamento per ebrei stranieri in Italia, costruito dal regime fascista. Ferramonte di Tarsia è stato un'anomalia per quel tempo, perché questo campo non è stato mai teatro di violenze verso gli internati. Da cosa deriva il titolo di questo romanzo? I bambini felici. A Ferramonte furono internate molte famiglie, e molte di queste famiglie avevano dei figli, dei bambini. I bambini felici è stata la firma che questi bambini hanno messo in calce ad una poesia scritta da loro e dedicata alla moglie del direttore del campo. E quindi ho preso spunto per titolare il romanzo così, I bambini felici. Può sembrare un'incongruenza, perché in un campo di internamento essere felici, in effetti non erano bambini felici nell'accezione normale della parola, però poi forse approfondiremo questo argomento. Non furono maltrattati, non furono uccisi, non furono oggetto di violenze come nei campi che tutti conosciamo, nei campi di concentramento che tutti conosciamo. Insomma, una nota per far emergere comunque un aspetto di questo campo di concentramento, che lo ricordiamo il più grande d'Italia. Il più grande d'Italia. Ecco, e per il quale, Alcide, tu comunque hai dato il tuo contributo, no, al campo di concentramento, sei stato coinvolto. Un piccolo contributo, perché nel 2004 sono uno dei soci fondatori del Museo Ferramonti, insomma, quando c'era Franco Panebianco sindaco, e poi successivamente sono stato nel consiglio di amministrazione. Insomma, ho sempre dato un contributo, ovviamente minimo, perché quelli che effettivamente lavorano sono stati altri. E poi abbiamo ultimamente la vulcanica nostra mitica professoressa Teresina Ciliberti, certo, che dirige che ha dato un grandissimo contributo, certo, e anche un approfondimento storico sulle vicende di quel periodo. E io ritengo che sia importantissimo ricordare quel campo, perché approfondendo la storia di quel campo approfondiamo la nostra storia e quello che siamo anche adesso, oggi, ritengo, perché conoscendo il passato poi si riflette sul futuro e sull'attualità, diciamo. Certo. Quindi è stato molto importante. Effettivamente, e la chiudo qui, il campo di concentramento, come diceva l'autore, è che io saluto con molta, sono molto felice che oggi è qui, perché grazie. Poi tra l'altro è un amico, io sono amico del fratello, un grande amico del fratello, siamo in famiglia, quindi sono molto felice, e poi anche perché tratta un argomento, anche se è un'opera letteraria, però entra nel merito anche storiografico, storico, e quindi molto interessante. Certo. E poi insomma vedremo in seguito, certo, perché è un'anomalia, lo specificherà stesso, certo, Domenico, il fatto che è stata, certo, un'anomalia, perché sebbene sia stato un campo di concentramento non fu un campo di sterminio, ma fu un campo dove non morì nessuno, gli andò bene, nel senso che c'è in un'intervista di Herman, che è stato uno dei bambini che esatto,
che poi tra l'altro è il famoso Herman, giornalista che abbatté il muro di Berlino, tra virgolette, in un'intervista a Teresina Ciliberti ha detto: se tutti i campi di concentramento, se si vengono riproposti, speriamo mai di no, nuovi campi, vengono ricostruiti nuovi campi di concentramento, io mi auguro che siano tutti come Ferramondi, detto da uno che è stato internato all'età di 12 anni, certo. Vuol dire che è certamente un'anomalia rispetto a quello che noi ripetiamo, è stato lo standard europeo, purtroppo, certo. tristemente famosi i campi di sterminio nell'Europa orientale, insomma. Certo. Mimmo, io ti chiamo Mimmo, lui si chiama Domenico, ma gli amici no, si chiamano... Come dicevamo prima, esatto. Siamo i famigli. Ecco, la storia, in sintesi c'è una bimba di nome Cecilia, sì, la storia che cresce, sì, all'interno del campo per un periodo della sua vita, ma sì, poi ha un risvolto. Ecco, raccontaci. Allora, la famiglia Friedman, questo è il cognome di questa famiglia che viene internata dopo varie vicissitudini a Ferramonti. Cecilia Friedman è questa la mia piccola protagonista, la quale diventerà, nella finzione letteraria, diventerà una delle più grandi cantanti liriche a cavallo degli anni fra 60 e 70. È una storia inventata, certo, però bisogna considerare che nel campo di Ferramonti furono internati all'epoca musicisti, pittori, scultori di grande fama, che divennero poi famosi, ovviamente, qualcuno lo era già. Cecilia, nella finzione letteraria, sempre nel libro, ha una passione per il canto, ha la possibilità, paradossalmente, in questo campo, di seguire delle lezioni di canto attraverso i musicisti che erano presenti, attraverso i cantanti lirici che erano presenti. Quindi io scrivo nell'introduzione del libro che paradossalmente quel reticolato che avrebbe potuto tagliare i suoi sogni è stata invece l'opportunità per Cecilia di crescere e di arrivare a quella che sarebbe poi stata la sua professione. Quindi una storia anche, diciamo, a lieto fine, tra virgolette. Possiamo dire di sì. Ecco, possiamo nel dire. Senso che questa bimba riesce ad avere un futuro, esatto, ecco, nel campo dei suoi interessi, esatto, che era la musica lirica. La musica lirica, ecco, certo. Cosa volevo dire? Che i bambini felici è un romanzo che attraverso gli occhi di Cecilia fa vedere la realtà che era quella di questo campo. Quindi attraverso gli occhi di Cecilia noi vedremo gli altri bimbi, vedremo soprattutto la vita che si conduceva in questo campo, vedremo i personaggi reali, attenzione, i personaggi reali che hanno vissuto in quegli anni, dal 40 al 45, a Ferramonti. Vorrei citare fra i personaggi il direttore del campo, Paolo Salvatore nella realtà, certo, Vincenzo Lardieri in quella letteraria, che era un commissario di polizia che era a capo del campo, il maresciallo Gaetano Marrari, di cui ho mantenuto il nome vero perché ho chiesto il permesso alla nipote del maresciallo Marrari. Il maresciallo Marrari è stato uno dei personaggi che più hanno avuto riscontri a posteriori, riscontri felici, ringraziamenti da parte di quelli che erano poi gli ex internati. Il maresciallo Marrari è stato era il responsabile del drappello dei agenti di polizia all'interno del campo, è stato fra le persone più umane presenti nel campo, ha trattato gli internati sempre con grande umanità, tant'è che gli sono giunte negli anni successivi testimonianze, lettere, attraverso degli scritti di questi ex internati che lo ringraziavano per la sua grande umanità. Quindi una storia comunque che ancora si circonda di cose interessanti. Alcide, volevi dire una cosa? No, volevo dire che è molto interessante questo libro perché l'autore, secondo me, intuisce, cerca di far esprimere
proprio l'essenza di questo campo, cioè un campo, certamente, e qui c'è il paradosso, lo simo, un campo di concentramento dove viene limitata la libertà, dove in una zona malarica, insomma, dove ovviamente si soffre di fame, di stenti, eccetera, però dove è anche luogo di salvezza, è luogo di speranza. Cioè il campo di concentramento di Tarsia è stato un luogo dove si sono salvati, dove gli altri non hanno avuto la possibilità di salvarsi e hanno poi ripreso la loro vita. E quindi questa ragazza, questa bambina Cecilia, che diciamo alla fine, sebbene abbia avuto il trauma di aver vissuto in questa cioè, prigionia, però poi la vita lo ha portata ad avere il successo e quindi certo, a farsi la vita. Certo. E questo ambiente dove lei ha avuto la possibilità è bellissimo perché diciamo da un quadro di cos'era il campo in quel momento. Là, effettivamente, come diceva Domenico, c'erano grandi artisti, c'erano pittori, c'erano musicisti importanti, e poi c'erano artisti tipo Finkelstein, che è stato uno dei più grandi artisti del Novecento, della incisore, cioè, importantissimo, cioè, eccetera, eccetera. Cioè. Ma anche lo stesso psicanalista, che poi è stato fatto il parco letterario di Ernest Vernon. Voglio dire, c'erano tutti dei personaggi, quindi c'era all'interno del campo di concentramento c'era un'attività culturale, un microcosmo culturale che esprimeva un po' il microcosmo, in quel microcosmo la cultura europea, mitteleuropea, sì, di quel periodo. Certo. Cioè all'interno di quel campo c'era tutta un crogiolo di della cultura e che poi ha trasformato quel campo anche per ragioni religiose, perché c'erano anche questioni religiose all'interno, eccetera, eccetera, in un campo dove c'era una coesistenza pacifica, una coesistenza che ha portato pure a un microcosmo democratico, no? Certo. Voglio dire, e quindi un campo dove la speranza è l'ultima a morire, nel senso che l'importante è esserci, e poi dove i diritti umani, tra virgolette, perché non è che possiamo parlare che venivano diciamo tutelati e garantiti i diritti umani, ma non si è superato il limite, questo è importante, non si è superato il limite. Quale limite? Della dignità umana, cioè certo, nel campo di concentramento di Tarsia non si è superato il limite. Un ulteriore, e chiudo perché poi deve parlare lui e poi devo fargli qualche domanda, la cosa importante è anche l'atteggiamento delle popolazioni locali, parlo di Tarsia, di Bisignano, Torano, Spezzano stesso, eccetera, che hanno aiutato soprattutto nella seconda parte del campo di concentramento, perché ci sono due parti, e qui Teresa Cidiberti sta facendo un bellissimo lavoro, certo, sulla prima parte dove è stato un campo di concentramento, poi nella seconda parte è stata una specie di campo profughi, perché si sono trasferiti gli inglesi, eccetera, eccetera. E le popolazioni locali li hanno aiutati, hanno dato il loro pane e le loro uova, come dice Herman, per aiutare questi poveri uomini che stavano morendo di fame. Sì. E in sostanza, e racchiude anche la storia del nostro territorio, che è una storia dove ci sono state delle contaminazioni, noi siamo a Brescia, no? Dove in questo territorio c'è stata grande tolleranza, anzi siamo uno degli esempi più grandi di grande tolleranza e rispetto delle culture etniche tra di noi. Questo è molto bello. Sicuramente le popolazioni hanno aiutato, non vorrei però commettere anche degli errori storici, nel senso che però anche quelli che erano nel campo hanno dato. Infatti lui lo ricorda, ricorda i dirigenti che gestivano il campo, che sono stati di grande umanità, e questo ne fa merito. Bisogna puntualizzare. Sì. Il campo di Ferramonti non è stato, come lo definiva il Jerusalem Post, un unexpected heaven, cioè un paradiso inaspettato. Era un campo in cui le baracche erano dei forni d'estate e delle celle frigorifere d'inverno. Hanno patito la fame, hanno patito le malattie, quindi è stato un campo di internamento
con tutti purtroppo gli annessi e connessi. Certo, certo. Però c'è da dire anche questo. In questo campo sono nati dei bambini, in questo campo sono stati celebrati dei matrimoni. Sì. Sono stati 21 bambini. 21 bambini. Te li ricordi meglio di me. Sì. E il campo di Ferramonti ha avuto il Parlamento. Sì. In un paese all'epoca dove il Parlamento non esisteva. Certo, certo, assolutamente. Quindi, come dicevi tu prima, c'era questa sorta di microcosmo talmente anomalo che a raccontarlo adesso si stenta quasi a crederlo, perché noi siamo abituati a pensare, certo, a quel periodo, ai campi di concentramento di Auschwitz, Treblinka, eccetera, certo, eccetera, dove venivano messi a morte, come ben sappiamo, certo, donne, certo, uomini, bambini, eccetera. Quindi, comunque, l'operazione, scusa che ti interrompo, ma l'operazione del libro è un'operazione che dà la possibilità di parlare comunque di un argomento che resta sempre attuale. Tra l'altro, però, entrando nel merito anche del, sì, progetto, sì, questo libro non è solo il libro. Non è solo il libro. Perché prima di essere stato libro, c'è stato anche qui sul territorio un'attività culturale che abbiamo promosso. Certamente, giusto? Ecco, parlaci certamente in maniera sintetica. Sì, allora, al momento di pensare alla copertina del libro, mi è stato consigliato di, dal momento che si intitola I bambini felici e dal momento che tratta comunque dei bambini, e la protagonista è una bambina, mi è stato consigliato di fare ideare la copertina dei bambini coinvolgendo le scuole di Spezzano, di Tarsi e di Terranova. Questo progetto, grazie anche a Emanuele Armentano, ha avuto grande successo, ha avuto grande riscontro prima di tutto fra le dirigenti scolastiche, che ringrazio nuovamente qui. Per cui ci sono giunti centinaia di disegni fatti da questi alunni, da questi ragazzi. È stato un lavoro estremamente difficile poter scegliere il disegno che sarebbe poi apparso in copertina, ma a parte questo devo dire che mi ha molto emozionato e commosso anche la risposta che abbiamo avuto dagli alunni, dai ragazzi. La loro sensibilità è stata notevole e voglio qui ringraziarli di nuovo. Ecco, quindi un progetto civile che comunque è stato pedagogico, no? Nel senso, sì, scolastico del termine. Ma l'unica strada è quella, la scuola, cioè se noi non attiviamo la scuola, non coinvolgiamo la scuola, il mondo non lo cambiamo, è la scuola che, sì, è il veicolo. E poi ovviamente la scuola è poi la scuola del territorio, cioè, certo, sui nostri territori dobbiamo far crescere l'albero della tolleranza, della pace, del rispetto degli altri, della democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Se non partiamo dai nostri territori e dalla scuola, l'albero non sarà mai forte e non avrà mai radici. La scuola e il territorio devono essere le radici per veicolare poi le nuove generazioni verso un mondo, tra virgolette, migliore, insomma, cioè, che in questo periodo stiamo vivendo, diciamo, in modo, diciamo, tragico. Ci siamo capiti a cosa mi riferisco. Volevi fare delle domande? Iniziamo. No, una domanda, dato che lei viveva la Cecilia, era, diciamo, lì, partecipava, quindi frequentava i luoghi, la musica, eccetera. Chi sono stati i personaggi che l'hanno aiutata a questa svolta nella sua scelta di proseguire, di non lasciare la musica, il canto? Allora, Cecilia, bisogna premettere che nella finzione letteraria vive a Vienna. Sì. Vive a Vienna, poi per effetto delle leggi razziali emanate in Germania, che poi sarebbero sicuramente state trasferite anche in Austria, sì, allora il papà decide di andare via dall'Austria, arrivano in Italia, dopo varie vicissitudini vivono a Milano, vivono in un altro paese, poi vengono internati. C'è una scena del libro in cui un internato, un musicista, dice a Cecilia, dice alla mamma di Cecilia, che a Ferramonti esiste una sala musica, sì, con grande stupore della bambina, certo, come una sala musica, certo, qui in un campo. Un campo di concentramento. La fa entrare in questa sala musica dove ci sono degli artisti che stanno provando delle, sì, arie d'opera. Bellissimo. E lei rimane folgorata da questo. Quindi nella sua piccola
mente di bambina comincia a inserirsi la speranza che forse potrà continuare i suoi studi di canto, sì, che aveva appena intrapreso, appena cominciato a Vienna. A Vienna, sì. C'è una forzatura in questo, devo dirlo ai lettori. Una bambina di 10 anni normalmente non comincia a studiare canto lirico a quell'età, comincia ad avere i primi rudimenti, studia soprattutto, certo, musica, ma ovviamente gli autori ogni tanto si devono prendere qualche libertà per, certo, cominciare a instradare il discorso. Ovviamente. Sì. Ovviamente. Quindi okay, diciamo che... Quindi praticamente... E poi chi sono i personaggi fondamentali in questa... I personaggi fondamentali, vabbè, i musicisti, i cantanti presenti, naturalmente fanno la loro parte. Io ho voluto comunque anche molto puntare su chi dirigeva il campo, come dicevo prima, il direttore Paolo Salvatore e il maresciallo Gaetano Marrari, perché senza la loro collaborazione questo campo sicuramente non avrebbe avuto questo iter, chiamiamolo, che ha avuto. Perché loro andavano contro le disposizioni del governo fascista, che attraverso dei regolamenti imponeva il trattamento da prigionieri. Loro non hanno seguito quelle regole, hanno preferito seguire le regole del loro cuore, certo, e quindi hanno rischiato loro stessi in prima persona. Tanto è vero che mi pare che storicamente il direttore del campo venne sostituito. Venne dopo, sostituito perché era troppo leggero. Certamente, certamente. Proprio per questo motivo è stato allontanato. Io nella finzione lo faccio rimanere lì perché credo che abbia meritato, avesse tutte le prerogative per rimanere lì. Se, certo, ci fosse stato un governo non fascista all'epoca. Certo, no. Comunque diciamo che alla fine delle tue ricerche anche storiche hai tirato fuori questo romanzo che, lo ricordiamo, giovedì 23 giugno alle ore 21 sarà presentato nella nuova villetta dedicata, sì, ai, esatto, morti per Covid, nella zona, diciamo, nord del paese, per capirci. Sì. Quindi sarà una presentazione adesso al pubblico, nella tua città, Spezzano. Sì, è sempre bello ritornare a casa, è sempre bello presentare un libro nella propria città natale. Spero che possa essere un'occasione per trascorrere una serata serena. Voglio dire, spero che il pubblico risponda. E spero che sia una presentazione non classica, ma che ci sia un'interazione con il pubblico. Certo, un bel dibattito. Casi, esatto. Secondo me in questi casi sollevare la curiosità del pubblico aiuta a costruire una serata serena, tranquilla. Insomma, una piacevole serata. Una piacevole Alcide, ultimi due minuti, due per chiudere. Vai. No, chiudere. Con una no, riflessione, in modo che così con l'autore. La riflessione è che siamo felici di presentare questo libro, perché così anche l'attività culturale del paese. Lo facciamo vedere. Sì, farlo vedere. Questo. Che c'è fermento culturale nel paese, non fa male, certo, anzi, così ripigliamo un po' dopo questo Covid, sì, le attività culturali, che, certo, sono importanti, perché abbiamo bisogno sicuramente anche dello spirito, l'uomo ha bisogno anche dello spirito, mm-hmm, che è fondamentale nella vita delle persone. E niente, io ritengo che il libro sia molto interessante, te l'ho detto, poi è una specie di romanzo storico dove personaggi finti, insomma, fantasiosi, sono legati, interagiscono con i personaggi storici, con, sì, i personaggi realmente, sì, esistiti. Sì, sì, sì. E poi è una forma di promozione, di approfondimento anche culturale di quel periodo storico, che è certamente importante. E niente, la cosa che che diceva Domenico prima è che il commissario è prevalso l'aspetto del cuore rispetto alla ragione delle leggi. Però vorrei dire che in quel periodo storico, questa è una chicca che ma molti sanno comunque, nel campo di concentramento la competenza per i reati penali che avvenivano all'interno del campo di concentramento, la competenza penale era
diciamo devoluta al pretore di Spezzano Albanese. Esatto. Il pretore di Spezzano Albanese, molti ebrei, molti internati furono diciamo denunciati dalle autorità competenti dell'epoca per reati ovviamente minori, li chiamiamo bagatellari, perché ovviamente era di competenza del pretore, dove praticamente però, e questo è anche un bel segno della magistratura italiana, ma degli italiani, non seguirono pedissequamente o si adeguarono al regime condannandoli, ma vennero assolti. E il pretore di Spezzano, ce ne sono 5 o 6 sentenze che hanno assolto degli internati per alcuni reati minori, per esempio perché si erano baciati, figurati, a quel tempo due fidanzati dell'epoca si erano baciati, quindi reati del costume, no? Eccetera eccetera, vennero assolti. Quindi ci fu proprio all'interno della nostra società, delle nostre popolazioni, un germe di democrazia, di libertà, che già preparava il seguito del fascismo. Insomma, una sinergia di energie positive che hanno comunque in qualche modo fronteggiavano in modo pratico. Esatto. In modo pratico, sì. Allora, ci rivediamo, speriamo, giovedì alla presentazione del libro. Certo. Ringrazio ancora una volta Domenico Gullo per essere stato qui a presentare il libro. Il mio caro. Io un saluto a tutti e gli faccio i miei migliori auguri. Grazie. Ci saremo sicuramente tutti e sicuramente sarà un successo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Saluto a tutti.